Prima prova speciale 8
romance poi estremo di fatto all'interno del e qui andiamo che poi si trova di un survivor. Secondo me c'è qualcosa che non va. Secondo me. C'è un motore che gira male. Senti che puzza. Che troppo
Benito, per tutti. E mi fa estremamente piacere vederlo in mezzo alla sua gente, no? Ai suoi appassionati, coloro che Roberta al suo fianco, a per qua. Senza problemi la salita di Roberta Milanese, vediamo un po' perché l'ultimo gli avranno messo del rogo. Vai. Al volumetri la sfida tra Leonardi ed Enrico Giudici a mio avviso è molto molto avvincente, perché anche in questa tornata i due non si sono a lui piacciono gli alberi. Sì, doveva mettere la motosega. Tutte da vivere. Arrivo Renato Reggiani che nella prima manche è stato protagonista di un capottano alla milanese, ora invece è protagonista di noia meccaniche. Dai, qua. Brava Sele, brava! Grande Mago! Quello per Renato Reggiani. Ma di solito più esperienza, insomma, vediamo che meglio quando parte male non ce ne proprio, ma con il suo vice della Rodella, adesso si può fare la Milanese. Che sono quasi 5 anni che sono arrivato in cimenta nel CWF e diciamo che negli anni questo pilota, questo testa, insomma, che... Oh, beh! Bello sto scarico cattivo. È bella quella macchina. Ah, è preparata bene. Vai, Paolo, vai! Non so perché la milanese l'altra non la fa. Vede che non si sente. Porca boia. A lui piace un sacco fare la torre per l'interno. Ogni anno. Attualmente colui che ha il miglior protagonista ora altre persone sono andate a dare mano forte per cercare di liberare la vita di due peretti. Alberto Gazzetta, che è sceso nelle parti basse del tracciato, nelle cuore puntate del tracciato del Belgio, per seguire da vicino colui che saluterà e passerà lo scettro a chi? Stamattina, e quindi ve lo dico. Ricordo anche di usufruire del servizio della ritrazione di
4, domani passano per la cucina del video.